Napoli per me è una capitale culturale, nel senso che ho avuto la fortuna fin da piccolo di viaggiare molto, quindi pur conservando e mantenendo delle radici molto forti nel nostro territorio, ho uno spirito molto cosmopolita, però penso che ognuno di noi abbia un luogo del cuore, che per me è questa città che è una delle capitali mondiali, soprattutto per chi fa il mio mestiere. Napoli non solo è un punto di riferimento, ma è anche l'unica vera lingua teatrale italiana, al di là, come dire, della lingua pura. E per me è un riferimento continuo, è un valore anche la lingua che esprime. Viverci non lo so com'è. Molte volte sono andato lontano, sono scappato. Questa esperienza di Gomorra mi ci ha riportato un po' a forza. Ho fatto sempre tanta fatica a esprimermi qui. Infatti, per i primi 15 anni della mia carriera ho lavorato fuori. E penso che sia una città che con molta difficoltà riconosce il merito, alle persone in gamba ed operose che provano a fare qualcosa qui, ma allo stesso tempo è uno dei pochissimi posti al mondo che comunque conserva una forza vitale, a volte anche distruttiva, però creativa, incredibilmente creativa, che ho capito essere una necessità. Infatti dal 2009 ho deciso di spostare definitivamente la mia residenza. Vivo a pochi chilometri da Napoli, ho preso casa, nonostante i miei continui giri. Quindi, riassumendo, direi che è un po' il mio cruccio e la mia delizia, però è il luogo in cui ho deciso di vivere e spero sempre di più di poter lavorare sul territorio e di fare delle cose sul territorio che diano anche la misura di quanto talento c'è in questa terra che può essere anche esportata all'estero. Guarda, io ho cominciato a lavorare con Tony e con la compagnia di Teatri Uniti nel 2000, avevo 18 anni. Tony non aveva ancora fatto il primo film con Paolo, che è stato L'Uomo in Più, e abbiamo fatto 2 anni di tournée in quasi tutte le province italiane, anche di fronte a 10 spettatori. Mi ricordo che la residenza allora era il Teatro Nuovo, alla sanità, ai quartieri. Sono le uniche esperienze teatrali che per me hanno una validità, nel senso che purtroppo i cartelloni dei teatri stabili sono tutti uguali. Io lavoro da 5 anni a Caserta in un piccolissimo teatro underground che si chiama Il Civico 14, che è un teatro messo su dalla volontà di quattro folli che ci rimettono ogni anno, ma che continuano ad andare Esattamente. avanti. E io faccio un lavoro con loro di affiancamento ai corsi di laboratorio. Penso che siano esperienze di frontiera, che è inutile quasi che chiedano un sostegno pubblico perché non lo avranno mai. Però è una vita di frontiera. È quella, Tony continua a fare questa vita, nonostante ovviamente i palcoscenici si siano moltiplicati e siano diventati prestigiosissimi. Io con lui ho avuto la fortuna di recitare da New York a San Pietroburgo, ci siamo girati il mondo, ma continuando comunque a fare la provincia, continuando a fare i piccoli teatri, ad andare a incontrare il pubblico in zone dove non batte il sole. Però a volte sono i luoghi che ti stupiscono di più perché c'è un desiderio, una necessità, ecco, di vedere che purtroppo a volte negli stabili non c'è un pubblico molto sonnacchioso, molto pigro, c'è il solito C'è applauso pro fatica. forma finale. Il desiderio di arrivare comunque a un pubblico più vasto possibile e di far capire quanto, nello specifico, questa serie, a mio avviso, non è il racconto di una realtà geografica. Lo ribadisco, per me Gomorra è un luogo della coscienza con cui qualsiasi cittadino a qualsiasi latitudine dovrebbe fare i conti, perché esiste una Gomorra norvegese, esiste una Gomorra londinese, esiste una Gomorra messicana. Sono dinamiche comuni a tutti i paesi del mondo e poi è un racconto di finzione.
noi siamo degli attori, questa è una fiction. Capisco che è molto facile scagliarsi contro una fiction piuttosto che protestare perché il Museo delle Scienze venga fatto bruciare, perché a Napoli cada un palazzo in testa a una signora, perché non funzioni un cavolo. Lo capisco, è molto più facile, perché alzare la voce contro una serie, siamo bravi tutti, però ognuno ha il diritto di manifestare. Continuiamo, siamo molto onesti in quello che facciamo e ci crediamo.